e 41, 42, 43, 44. Mercoledì 13 marzo, buongiorno a tutti voi che avete deciso di svegliarvi con noi. Buongiorno al nostro pubblico, Giacomo, buongiorno a te. Buongiorno a te, grazie, buongiorno a voi, un buongiorno in particolare a una signora che ci ha chiamato e voi sapete che ci piace, ci diverte salutarvi. La signora Antonietta, anni 92, che ci segue ogni giorno, ha chiamato proprio a TV 2000, ieri ha detto mi fate un saluto e noi che siamo per però non farlo. Però io, signora Antonietta, ho una curiosità, ma da dove ci chiama? Se ci vuole richiamare, ce lo dice, io sono contenta. Tanto il numero lo sa perché ci ha chiamato. Un buongiorno a lei, un buongiorno a noi. Giornata lunghissima, è una giornata, Giacomo, particolare questa. È una giornata lunghissima, una data importantissima perché oggi è il 13 marzo. Esattamente 11 anni fa veniva eletto Papa Francesco. Allora riviviamo quel momento con queste immagini. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Dal buonasera di Papa Francesco a buongiorno a Domenico Agasso, vaticanista della Stampa. Buongiorno. Ben trovato. Buongiorno, grazie. Ben svegliato a te. E con te oggi vogliamo ripercorrere alcuni dei momenti più importanti di questo pontificato. Però in effetti, rivedendo queste immagini, che ormai sono passati 11 anni, però penso che ognuno di noi ricordi perfettamente quel momento lì e quel caloroso saluto dato dal pontefice. Assolutamente. Io ero in piazza, seguivo il conclave per la stampa, per il mio giornale, e ricordo che ci fu una specie di duplice boato vissuto dalla piazza, e il primo fortissimo, proprio quello che emozionò dalla potenza, è stato al nome Francesco. Il nome Francesco, ricordo che aveva suscitato una gioia incontenibile nelle persone, nelle migliaia di persone che erano lì in piazza, e ebbi subito la sensazione che stava indicando qualcosa di nuovo nella storia della Chiesa. Come quel momento, sono tanti i momenti che sono rimasti impressi un po' nelle nostre menti. Un altro momento ci riporta un'altra data, era il 27 marzo del 2020. Tutti noi eravamo in pieno lockdown, chiusi in casa, e ricordiamo quel momento, quella preghiera di Papa Francesco in solitaria in Piazza San Pietro. Cosa ricordi di quel momento? Sì, ecco, io ricordo bene, ero chiuso in casa anch'io, avevo ricevuto l'incarico un po' di seguire, di scrivere l'articolo per il web, quindi un po' in diretta, e ho questo ricordo nitido e che mi aveva davvero sorpreso, e cioè di fianco a me, mentre scrivevo, c'era il telefonino che ha cominciato a vibrare in modo continuo e non smetteva. E poi io buttavo l'occhio, pensavo fosse il giornale, ecco, di fronte a questa scena, no? Pensavo fossero i colleghi del giornale che magari mi chiedessero qualcosa per l'articolo, per il web, e invece erano amici, conoscenti, lettori, insomma, che desideravano commentare con me, che sapendo il mestiere che faccio, sapendo che seguo il Papa ogni giorno in quello che fa e dove va, commentare e esprimere l'emozione, anche l'inquietudine, esprimere, io questa immagine secondo me dice tutto, esprimere il loro aggrapparsi alla veste bianca di Papa Francesco lì solo sotto la pioggia in una situazione surreale. Domenico, ma facciamo una cosa, emotiva. Riviviamolo insieme quel momento e poi casomai continuiamo a commentarlo. Sì. Guardiamo insieme. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vie, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante. Ci siamo trovati
impauriti e smarriti. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati. Ecco, era esattamente il momento di cui stavamo parlando. Domenico, può aggiungere qualcosa? Che l'umanità si è aggrappata anche i non credenti, anche chi in quel momento era un po' lontano dalla fede, si è aggrappata con una fiducia anche spirituale. Questa è la percezione che ho avuto alla veste bianca di Papa Francesco, che si è caricato sulle spalle le inquietudini dell'umanità intera, perché in quel momento lì c'era l'umanità intera che viveva in apprensione per il presente e per il futuro. Ecco, se in quel caso, diciamo, è riuscito a colpire tutti quanti, anche i non credenti, con queste immagini, è riuscito a fare un po' lo stesso su tutt'altro argomento per quanto riguarda invece una questione che razionalmente colpisce tutti quanti su questa terra, ossia la preoccupazione per il pianeta. La Laudato Si, proprio per questo, è stata citata da tantissime persone, da scienziati, da ecologisti, da persone anche non strettamente del mondo cattolico, perché è riuscito a toccare un tasto che riguarda tutti quanti. Sì, l'enciclica Laudato Si è un pilastro del pontificato, perché per i motivi che hai detto benissimo, e perché ha fatto un passo ulteriore sul discorso ambientalista ed ecologico. E cioè Papa Francesco nella Laudato Si e poi nella successiva Fratelli Tutti ha posto al centro della vita cristiana e non solo l'ecologia integrale, cioè ha aggiunto questa parola integrale che, sintetizzata in pochissimi secondi, significa la ricerca di un'armonia della persona, dell'essere umano, con il creato o con la casa comune, chiamiamola a seconda della propria fede, e quindi significa tutelare, impegnarsi a livello politico e individuale per tutelare e vivere in armonia con la natura e con l'ambiente, ma integrale significa anche in armonia con gli altri esseri umani, fratelli e sorelle che convivono nella stessa casa comune. E anche in armonia con se stessi. Ecco che qui si introduce il tema della spiritualità, della religione e del ruolo di Dio nella vita delle persone. Ecco, l'ecologia integrale è quella che predica Papa Francesco, quindi che va oltre il grido d'allarme che peraltro lui ha posto davvero al centro della politica internazionale con la Laudato Si, e andando anche per oltre, cioè indicando la via per una vita più armoniosa degli esseri umani qui sulla Terra, quindi pensando anche al fatto che con la solidarietà e aiutando chi in questo momento è indietro e tra gli ultimi, si finisce per poi vivere meglio tutti. Se continuiamo a trascurare chi sta peggio di noi, prima o poi il mondo verrà trascinato verso il peggio. Questo è l'allarme che ha lanciato Papa Francesco con la Laudato Si e con tutti gli appelli relativi. Che sono stati davvero tanti, un pontificato lungo, quello di Papa Francesco, sono tanti gli episodi, tanti momenti che vogliamo ricordare, però ci fermiamo un attimo, andiamo un attimino in pubblicità e poi riprendiamo dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, subito dopo la pubblicità, vi aspettiamo. Undici anni fa, esatti, veniva eletto al soglio di Pietro Bergoglio, che diventava Papa Francesco per tutti quanti. Ne stiamo parlando con Domenico Agasso, vaticanista della Stampa, ripercorrendo alcuni dei momenti principali, diciamo più ricordati da tutti, del suo pontificato. Vogliamo tornare a un momento più recente, che è accaduto proprio, un evento che è accaduto la scorsa estate, che è la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. Domenico ha scelto per noi un momento, lo vediamo e poi lo commentiamo. Nella Chiesa nessuno avanza, nessuno è di troppo, c'è spazio per tutti, così come siamo. E questo Gesù lo dice chiaramente quando manda gli apostoli a chiamare al banchetto di quella persona che l'aveva preparato, dice: andate e portate tutti, giovani e vecchi, sani e malati, giusti e peccatori, tutti, tutti, tutti. Nella Chiesa c'è posto per tutti. Io sono un disgraziato, una disgraziata, ma c'è posto per me, c'è posto per tutti, tutti insieme, ognuno con la sua lingua. Cada uno en su lengua
Ognuno ripeta nella sua lingua, ripeta todos, con me. Todos, tutti, todos. Tutti, tutti. Un invito che fu accolto con grande calore da parte di tutti, tutte le persone che erano lì finalmente in questa giornata mondiale della gioventù. Guarda, io ero, in quegli attimi lì, nella sala stampa adiacente, seguivo il Papa e anche lì stavo lavorando, stavo scrivendo. Anche lì ho avuto subito una sensazione. Io invito il pubblico poi a riguardarsi questo pezzo dell'intervento del Papa per vedere, per notare la forza, la tenacia, io direi proprio la tenacia, l'energia con cui ho voluto lanciare questo messaggio. La Chiesa è aperta a todos, 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 ma l'ha detto in un modo che subito ha suscitato la sensazione che quasi che volesse essere il titolo del suo magistero, non solo del pontificato, cioè rendere la Chiesa aperta veramente, ma nel valore sostanziale, concreto di queste parole, aperta a tutti. Lui li ha chiamati disgraziati, no? In modo generale, per far capire che cosa, qual era il messaggio. Una Chiesa, dirà successivamente, che non sia dogana, che non ci siano controlli speciali all'ingresso, pregiudizievoli, ma che veramente accolga tutti. Io lancio quest'altra immagine, una Chiesa che sia davvero presente, accessibile nella vita del paese, della città, della comunità, un punto in cui si passa, un punto un punto che non sia un po' laterale, ma che sia al centro e che possa essere veramente vissuta da tutti, a prescindere dal vissuto, dalle esperienze della vita di ciascuno, dai fallimenti, dagli sbagli, dalle cadute, dal peccato, perché poi tanto tutti finiamo in qualcuna di queste fattispecie. Ecco, però il modo con cui il Papa l'ha detto mi è sembrato veramente che volesse essere, e poi di fronte ai giovani, non dimentichiamo che in quei giorni il Papa ha affidato ai giovani la sfida dell'ecologia integrale, quasi a dire, praticamente lo ha detto, vuol dire: guardate, gli adulti non stanno capendo la gravità della situazione, voi sì, vincete voi questa sfida, no? Gli ha dato loro questo mandato, un atto di fiducia enorme che si unisce al futuro della Chiesa e dell'umanità insieme con questo todos, todos, todos. La Chiesa è per tutti. Lì ha voluto davvero imprimere un'accelerazione a questo messaggio, che la Chiesa veramente per chiunque può trovare a posto nella Chiesa. Accoglie tutti. Sì. Domenico, tanti sono anche i viaggi apostolici, i viaggi di Papa Francesco, tutti noi ricordiamo proprio l'immagine del Papa con la sua valigetta, e tanti sono i viaggi che tu hai condiviso con Papa Francesco. Ti abbiamo chiesto quale ti fosse rimasto nel cuore, ne hai selezionato uno per noi, guardiamolo con queste immagini e poi lo commentiamo. Io non immaginavo le rovine di Mosul, qualcosa. Non mi immaginavo, davvero. Sì, avevo visto le cose, avevo letto il libro, ma tocca, questo è toccante. Ma poi quello che più ha toccato è la testimonianza di una mamma a Karakosh. Ha dato la testimonianza a un prete che davvero conosce quelle, la povertà, il servizio, la penitenza, e una donna che nei primi bombardamenti del Daesh ha perso il figlio. E lei ha detto una parola: perdono. E io sono rimasto commosso. Una mamma, io perdono e chiedo perdono per loro. No. Domenico, che viaggio era questo?
Questo è un viaggio di 3 anni fa, marzo 2021, in Iraq. Un viaggio nato già con delle difficoltà, perché la pandemia non era ancora finita. C'erano delle preoccupazioni sulla sicurezza, perché esistevano ancora delle cellule dell'ISIS attive. Ma il Papa ha voluto andarci, ha voluto portare conforto alla gente, ai cristiani dell'Iraq, dopo anni e anni di sopraffazioni, di violenza e di morte. E io ho scelto questo momento perché noi in viaggi papali la fatica sono esperienze meravigliose. La concentrazione e la fatica di mandare l'articolo, mandare il pezzo, a volte prevale sul vivere, sull'emozione, no? Ma lì tutti, insomma, quelli a cui ho vicino, siamo rimasti coinvolti da questa mamma che ha perso un figlio ammazzato dai terroristi dell'ISIS, e che nel momento in cui si parlava, perché il tema di quel viaggio era la ricostruzione della terra dell'Iraq e del tessuto sociale dell'Iraq, e questa mamma ha detto: io perdono. E poi il concetto espresso dopo: io perdono chi ha ammazzato mio figlio, perché per ricostruire bisogna partire dal perdono e non dalla vendetta. Ecco, qualcosa che adesso ho detto qui perde della sua intensità, ma detto da questa signora, da questa mamma, in quel momento, in quel contesto e con quella intensità, riportato poi dal Papa nel volo di ritorno, è stato il punto emozionale e spirituale più alto, uno dei più alti dei viaggi papali, perché lì davvero vedevi la sofferenza che diventava fede in ogni caso, nonostante tutto, in un futuro che potesse essere di nuovo in pace, qualcosa che sfiora l'incredibile. Domenico, grazie allora per essere stato con noi questa mattina, grazie. Per averci fatto festeggiare, e facciamo anche tanti auguri a Papa Francesco, festeggiare in qualche modo questi 11 anni passati insieme. Grazie Domenico. Grazie a voi, grazie. Buona giornata. Grazie. Io non so, noi non sappiamo se tu sai già che cosa mangerai quest'oggi. Io e Grazia non lo sappiamo, ma di certo sappiamo chi ce lo cucinerà. Conosciamolo insieme. Che stavo mangiando? La caponata te la faccio, però col tonno. Dai! Si parte dalla melanzana. Coltello a sega, mi raccomando. Au, falla una volta ogni tanto, ma friggile le melanzane. Albe, che te lo mangià? Dammi il pollo al limone, che c'ho fame. Oggi te faccio il pollo al limone in agrodolce. Dai! Sovraccosce di pollo, so più succose del petto. Pan grattato e cornflakes. Voilà! Fatene tanti, che questi non si battono. Senti sto pollo al limone, va. Con le mani? Dai, perché te non ricordi? Dai, con le mani, è meglio. Ammazza quanto è buono. Sapoco, che te lo mangià? Fammi un bel pescetto alla griglia. Ti faccio un pescetto al barbecue con insalata di patate. Dai! Tagliamo a cubetti. Ma cosa che sa? Come si taglia? Ma che sono cubetti questi? Dai, dai. Grazie. Ciao, oh, che te lo mangià? Questo è il salmone. Pasta al salmone, let's go! Come si vince dai video, sono milanese, si capisce subito, no? Ma Ruben, io a quest'ora guarda ho che una ti ho voglia portato di bottarga. Figa, alle 8 è perfetta la bottarga. Io mi sono svegliato però con questo sapore di carciofo in bocca. Sì, no, a casa mia si inzuppa la bottarga nel cappuccino. Però oggi ve la faccio con i carciofi. Ma intanto benvenuto! Buongiorno, chef Ruben! Grazie. Come sta mattina da noi? Bene, bene. Bene, a te come va? Ti abbiamo fatto una vedere favola di buon mattino. Ma oggi, quando devo fare i carciofi la mattina è un piacere, no? È un piacere averti con noi, è un piacere adesso non averti sul balcone, ma sul nostro bancone da lavoro per prepararci quest'oggi, l'abbiamo detto. Carciofi come ce li fai? Carciofi fritti in pastella con maionese alla bottarga. Buonissimo. Vabbè. Sapete pulirlo un carciofo? Ma guarda, se ce lo spieghi tu. Adesso vi faccio vedere. Allora, guardate, è un bel carciofo romanesco. Il gambo non si butta, ci si fa la frittata. No, mai. Si butta niente. Lo mettiamo da parte. Poi vanno tolte le foglie esterne. Se non sei pratico, una a una, se no vai di tre in tre. Infatti vedo o che di tu quattro in quattro. Io occhi chiusi lo posso fare, che ne ho fatti talmente tanti. E se siete innamorati potete anche dire mamma, non mamma, mamma, non mamma. Esatto, esatto. Poi vanno a pulire 10 e fa mamma, non mamma. Poi il gambo da sopra verso sotto. Così, vedete? Tacchete.
Ruben, ma mentre pulisci questo carciofo, io ho una curiosità, ormai il tuo balcone lo conosciamo tutti, famosissimo, certo. Un successo pazzesco, ma la tua passione per la cucina quando nasce? Da piccolo, ma da piccolo, perché a casa mia si mangia sempre, quindi veramente proprio da piccolo piccolo, vedevo mie nonne, mia mamma che cucinavano e poi alla fine ho deciso di, prima ho preso lo scientifico in realtà, poi però non studiavo niente perché mi piaceva cucinare, quindi poi sono andato all'alberghiero. E che hai detto a mamma quella volta lì? Mamma, voglio lasciare scuola. E lei che ti ha detto? De meno. T'ha menato? Sì. Allora, vedi, li taglio a spicchi, così, okay. E poi li metto subito in acqua e limone, sennò si ossia. Diventano neri. Allora, lo sai? Quello lo so. No, perché state là fermi, non mi aiutate a fare niente. Ma guarda, tu chiedici e noi ecco, allora fate la pastella, dai. Fate la pastella, intanto preparo l'olio. La pastella? Arrivo, però scherzo. Aspetta, c'è un momento importante. Giacomo, questo sì. È il tuo momento. Che devo fare? Devi leggere la ricetta. Devo leggere la ricetta. Allora, vai. Pronti? Allora, metti un po' di farina. 3 carciofi, 1 uovo, 2 limoni, 30 grammi di bottarga, 40 grammi di farina di riso, 40 grammi di farina 00, 50 ml di acqua frizzante, stesso quantitativo di birra e poi un po' di sale e un po' di olio. Benissimo. Come sta andando qua? Una favola, sulla teoria sei bravissimo, vediamo la pratica. Allora, allora, vai, tu metti la birra. Olè. E tu metti l'acqua frizzante. E qua, da quest'altra parte. Allora. Non ti emozionare, vai. No, guarda, no, ci no. Dà fiducia. Io in mezzo. Mi piace. Guarda, tu in mezzo, allora. Vai, versate, sì. Guarda, mai nessuno chef ci ha dato basta, tanta fiducia. Basta, tu vai. Vai. Infatti. Ma te ne pentirai presto. E andiamo un po', dai, dai. È gratis l'acqua. Basta. Con il resto che ci facciamo? Da bevi, è frizzante, acqua frizzante. È quindi acqua frizzante e birra. Esatto, vedete, guarda che bella pastellina che abbiamo fatto. La consistenza deve essere abbastanza... Guarda, adesso ti faccio vedere la consistenza perfetta. Allora, guarda, Cioè, se riesci a fare una consistenza perfetta... Guarda, la prima botta, alla prima botta, alla prima botta, deve velare il cucchiaio. Guarda. Ma non deve essere troppo pesante, ok? Ok. Poi questa è già pronta subito all'utilizzo, ma se riposasse... un'oretta e mezza, 2 ore in frigo sarebbe top proprio, no? Quindi lo possiamo fare un po' prima. Dopodiché che si fa? Si prendono i carciofi e li asciughiamo un pochino. Ruben, guarda, mentre asciughiamo qua. I carciofi, io sono curiosa perché tu sul balcone c'è una cosa fondamentale, che è il tempo. Quindi vediamo oggi che tempo farà. Meteo. Vediamo un po', va. Buongiorno al tenente colonnello Antonio Troisi, ci dica tutto. Buongiorno, bentrovati a voi dallo studio, a quanti ci seguono su TV 2000, la nostra moviola satellitare ci mostra oggi come una circolazione lievemente depressionaria interessi ancora marginalmente la nostra penisola, apportandovi un flusso d'aria marittima oceanica da nord-ovest. Questo produce una moderata instabilità ai bassi strati con locali fenomeni precipitativi che insistono ancora su determinati punti della nostra penisola. Andiamo però con ordine alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, partendo dal settore settentrionale con un cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi, locali precipitazioni che interesseranno principalmente queste aree, che saranno anche nevosi in quota. In pianura avremo una copertura più che altro stratiforme, senza fenomeni particolari annessi. Sulle regioni centrali un cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna, senza fenomeni però annessi, mentre sulle regioni peninsulari vi sarà una copertura che risulterà da parziale ad irregolare e vi saranno locali precipitazioni principalmente a carattere di pioggia sulle aree interne ed appenniniche. Per quanto riguarda le regioni meridionali avremo una nuvolosità irregolare, a tratti un po' più intensa sui versanti tirrenici, meridionali, quindi Calabria, Sicilia, Sud Campania. Vi saranno precipitazioni, in questo caso anche a carattere di pioggia o rovescio, che persisteranno su tali aree. Sul resto del settore peninsulare vi sarà un cielo sereno, poco nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle aree interne a ridosso dei rilievi. La circolazione si dispone, come detto, da nord-ovest, con venti che saranno deboli o moderati, rotazione antioraria, mentre i mari saranno molto mossi, i bacini meridionali, mossi i restanti mari. Le temperature minime vedono una sostanziale stabilità, i valori massimi vedono un aumento al centro e al nord, una persistenza, una stabilità ancora al sud. Bene, è tutto con le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Io auguro una buonissima giornata a voi dallo studio e a quanti ci seguono su TV 2000. Grazie al tenente colonnello Antonio Troisi, buona giornata anche a lei. Noi con il meteo ci ritroviamo domani. Eccoci qua, pronti a cucinare con Ruben
guarda, che ci sta preparando la colazione, ottimi carciofi, la colazione, esatto, la colazione, carciofi e bottarga per colazione, perfetto, perché la colazione è un pasto fondamentale della giornata, esatto, quindi lo dicono tutti i nutrizionisti, una bella fritturina ci sta sempre. Allora guardate, vediamo, mi sposto qui, vai vai vai, vedete i miei carciofini stanno belli tutti immersi nella pastella. Vedete? Ma nel frattempo vogliamo ricordare anche la tua pagina Instagram, sei se seguitissimo, vuoi, sì, oltre un milione e mezzo TikTok, di follower, YouTube, tutto. Ecco qua, allora, tutto. Giacomo, ce la fai vedere tu? Come no, fagliela eccolo qua, bene. Cucina con Ruben, la vedete e potete trovare tutte quante, non solo le sue ricette ma anche il suo libro che è Cucina con Ruben, le migliori ricette della tradizione giudaico-romanesca e non solo, edito da Cairo Editore, e potete essere virtualmente con lui sul balcone proprio, esatto, per... Potete proprio farvi gli affari miei. In questo momento però vediamo friggere i carciofi. Uno a uno, vedete, le faccio colare un pochino la pastella e col, guarda, fischio, molto importante il fischio. Se no non funziona. Se no non funziona, non viene bene. E questa pastella, siccome c'è la birra, con l'acqua versante gonfierà. Senti, ma il piatto che ti viene più richiesto qual è? Cacio e pepe me la chiedono molto, ma io faccio in generale molto pesce anche. Io cucino un po' di tutto, un sapete? Po' di tutto. Un po' di tutto, sì. E c'è molta tradizione, come molta dicevamo tradizione anche prima nel titolo, giudaico, romanesca e non solo. Esatto. Proprio perché è un po' un affare di famiglia per te. Ma di generazioni. Sai che c'è, sì, a casa mia si tramanda il cibo proprio tutte le settimane, perché ci ritroviamo almeno una volta a settimana tutti a cena insieme, nonni, zii, e quindi ognuno porta il suo piatto, ci scambiamo consigli, ci scambiamo le ricette, e il cibo è la miglior maniera secondo me di tramandare proprio le tradizioni e di raccontarsi, no? Quindi non è solo fonte di nutrimento ma proprio qualcosa che ti insegna sempre, no? Ti lascia sempre qualcosa. Ruben, ma noi avevamo qui della bottarga, perché sì, ci serve per la maionese. Per la maionese. Lo vogliamo dire, come si prepara quella? La maionese, sì, bisogna... Ecco, fai una... brava. Sempre io? Gratta. Non l'ho mai fatta la bottarga. Non l'hai mai grattata la bottarga? Ed è qua, quello... Okay. Vado qui? Sì, tu... sì, vai, la bottarga. Questa è di muggine. Quindi sono uova di muggine e si te fa male, eh? Attenta alle io unghie. Io non la ripago, eh? Ma è più saporita se c'è un po' di unghie. Vedi lui? Appena detto di grattare lui si è allontanato proprio, sì, perché si è spaventato. Dai, eccomi, eccomi, guarda. No, tu friggi un po', tu friggi Giacomo un po'. Friggi? Che qua. Giacomo, vai. Allora. Gira un po', piano piano. Con delicatezza. Con delicatezza, certo, con amore. Con amore e delicatezza. Con amore. Ruben, se tu non mi dici stop, io qua. No, no, gratta. Che la bottarga è buona. Ok, vedi, perfetto, vedi. Ma la bottarga gonfiando, ce la mettiamo nella maionese o... Nella maionese, okay, la mettiamo. Ma oltre alla pagina Instagram o ai social c'è anche un libro, Ruben. C'è anche un libro, il mio libro è uscito un anno fa, sta andando anche abbastanza molto bene, mi dico. Lo consigli? Lo consiglio, perché... lo vediamo, tra un po' vediamo la copertina. Eccolo! Ah, sì. Sono io in balcone con 7 piatti insieme, infatti quel se giorno... Se vi fidate, allora leggetelo. Bravissimo. Sono tante ricette buone. Buone, sono ricette della tradizione giudaico-romanesca e romane, ricette orientali e poi c'è anche tutta la parte gourmet. Però è proprio gourmet, un po' più fancy, un po' più, così, però sono tutte ricette facili, eh. Ruben, io un po' ho grattugiato e un po' l'ho sfracellato. Hai sfracellato e basta, non hai grattugiato. No, no, eccola, brava, ecco, perfetto. Allora, per questa maionese, che faremo tra poco, ci mettiamo solo uova, olio di semi, limone, scorza di limone che io metto ovunque, e poi la bottarga. Ok. E sarà questo condimento perfetto per i carciofi, perché, sai, no, questo è fritto, questo è bello cremoso, col limone sgrassa pure un po'. Sgrassa, pochino. Che Famo sgrassa. Famo finta che sgrassa, perché la maionese sgrassa. Non sgrassa niente. Come va la frittura? Ma credo bene, non una ho grande. Ancora bruciato nulla. Perfetto. Va bene? Adesso vi do un consiglio. Allora, se... questi qua li dovete fare per tante persone, conviene prefriggerli. Quindi che succede? Vedi, adesso sono già croccanti, ma sono ancora un po' bianchini. Tu adesso potresti tirarli fuori e al momento in cui arrivano tutti gli ospiti, ributtarli in olio caldo. Ah, vedi, questo è un ottimo consiglio. Questo è interessantissimo. Così che il fritto non si ammoscia, è sempre fresco, croccante ed è perfetto. Questo è un trucco da utilizzare, grazie. Perché in effetti non che frega chissà quanto, ma c'è sempre quel problema. Vedi? Aspetta, perfetto. Che senti? Che lo dicono? Lo sentite a casa? Che dicono che sono buoni. Sono buoni? Sì, sì. Allora, prepariamoci per fare la maionese, quindi... Abbiamo un minutino, Ruben. Ce la facciamo? Ho detto solo prepariamoci. No? Olio di semi. Olio di gomito. Olio di semi.
Però se vuoi, noi qui a TV 2000 un balcone ce l'abbiamo. Ti possiamo tanto fa dare caldo. Una postazione e ti andiamo a trovare tra un po'. Quasi quasi. Dai, facciamo così. Succo di limone e poi dopo frulleremo. Olè. Vi aspetto per frullare allora, eh? Vi aspetto proprio a voi. Perfetto. Così. Già siamo pronti. Siete pronti? Pizzico di sale, dai. Metti un pizzico di sale. È grosso? Mi pare di sì. E va bene, va bene, si scioglie. È quello che ci serve. Ecco. Vabbè, facciamo messo. Finta che è fino. Olè. Ma sì, ma che ce frega? Così e poi. Tanto si frulla. Brava. E poi un po' di scorza di limone, sempre. Sempre che questa sgrassa. Così, dentro, poi frulliamo e andiamo a completare il piatto. Dopo, però, perché che dovete fare adesso? Dannate. Dove andiamo? Siamo qui. Siamo ma io qui sono sempre qua davanti. Ecco, bravi, state qui. Allora, guarda quanto sono belli. Allora, i carciofi sono pronti. Sì, mi hanno parlato, hanno detto che erano contenti. Pronti, sono perfetti. Voilà. Allora, facciamo una cosa, Ruben. Andiamo tutti e tre in pubblicità. Ci vediamo in pubblicità tra poco. Andiamo, ecco. E siamo tornati con siamo Ruben, tornati. Ruben, maionese, bottarga e carciofi pronti. Alla guarda, ma proprio abbondante. A scatamascio. Hai grattato, io tutta. Metto. Gira piano piano, ma con delicatezza. Ma come mi piaci così, guarda, abbondiamo. Carciofino croccantino. Sì, 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 sì. Ci mettiamo un pizzichetto di sale. Grosso, mi raccomando. Lo sbrigliamo con le mani. Bene, bene in bocca. Ecco, ma la cucina è anche fantastica. Certo. Così è croccante, guarda Ruben. Okay. Ah, perfetto. Vai, mettila nel piatto. No, così, così. Per questo ho detto gira piano così non sporchi i bordi, guarda che roba. Vabbè. Io volevo mettere il qui. Famo che è presto. Ma anch'io sono creativa, Ruben. Famo che è presto, dai. Allora, questi li metti. Senti qua. Come croccano questi. Così. Oh. Mamma che bello. Croccano come noi due quando ci svegliamo la mattina. Sì, grazie. Io pure sono croccante oggi. Allora, questi qua così, col piede. E poi. È vero però, mamma mia, Ruben. E che per finta, scusa. No. Che sto poi a pettinare bambole. Come si dice? Questo così di qua. E poi guarda, se vuoi decorare un altro po', gli metti due fettine di bottarga. Per gradire. Ma sì, così perché è più. Capito? Ma posso dire che meraviglia! Olle! Giacomo! Bellissimo! Scusate, ma a questo punto. Assaggino. Guarda, ma figurati, guarda. Allora, acchiappo di qua. Vai, fai finta che ci devo anche mettere così un po' di limone perché l'hai usato. Ma oppure se no? Vuoi, dai. Sentite, mangio sempre io, oggi voglio far mangiare a lui. Magna, va. Vai, Giacomo. Ah. Giacomo. Sentiamo? Ah. Avete sentito? Ha fatto senti che robetta. Cric, croc. Senti che robetta. Ragazzi, è stato un piacere. Beh, ottimo. Mi mangerei anche gli altri, ma... Dove vai? Dobbiamo... Ah, ok. Cerco buona... comunque di essere una persona fina. Una diretta? No, per adesso va bene così. Grazie Ruben! Grazie Ruben! Grazie! Grazie a voi, ciao! Ciao! Ce ne andiamo dall'altra parte? Sì, già, parla un attimo mastica, tu, grazie! Mastica sì, bene! Vai. Ora vogliamo raccontarvi una storia. È la storia di un papà che è venuto a trovarci con suo figlio e sono al Paolo Topoli e Alessandro. Buongiorno, buongiorno! Buongiorno! Non vi diamo le mani! Sono fatte un po' di bottarga, un po' di io maionese. Io volevo essere delicata perché ho grattugiato bottarga, quindi non mi sembrava il caso. Ma questo apre anche la nostra cucina, ma apre anche un posto per dei campioni, perché è bellissimo avere qui questo, in questa giornata, in questa mattinata, non solo chi ha fatto grande la storia della pallavolo italiana, ma anche chi in qualche modo e in qualche misura ne porta anche l'eredità. Buongiorno a entrambi, allora. Buongiorno a voi. E benvenuti nel nostro studio. Grazie. Per raccontare una storia, come una storia che diventa una storia azzurra, una storia italiana, diventa un po' e in parte anche una storia di famiglia che ti riguarda, che ti abbiamo anche trovato recentemente appunto nel nostro studio con Fefè De Giorgi. Ma facciamo un salto indietro e passiamo un attimo a quella generazione di fenomeni che ha fatto sognare l'Italia, ha fatto soprattutto conoscere il volley a un pubblico che prima non lo conosceva così tanto, che finiva sempre insomma come sport nelle pagine successive, e invece boom, in quegli anni lì finalmente tutti quanti conobbero la generazione dei fenomeni. Sì, si parla, buongiorno a tutti, si parla di tantissimi anni fa, preistoria, no? Noi diventammo campioni d'Europa nell'89, poi nel 90 campioni del mondo in Brasile battendo Cuba, e da lì c'è stato un po' il boom della pallavolo. Beh, entrarono anche i grossi sponsor, il gruppo Ferruzzi col Messaggero Ravenna, la Mediolanum con Berlusconi, Benetton già era dentro, Maxi Connor, S. L'Urto
un po' di questi grossi sponsor, imprenditori, però da lì, da quei giorni lì cominciarono a riconoscerci lungo per la strada, insomma, venne dato molto risalto alla nostra vittoria, da lì diciamo venne conosciuta di più la pallavolo. Paolo, per ricordare qualche numero, con la tua maglia numero 5, 342 presenze, in azzurro ben 27 medaglie. Ce n'è una che ti sta più a cuore? Intanto complimenti. No, sono tutte belle, naturalmente uno ricorda le prime vittorie, come ho detto prima, magari il primo campionato d'Europa, il mondiale, perché c'è da tener conto che noi eravamo un po' una nazionale outsider. Nell'88 l'Italia arrivò undicesima alle Olimpiadi di Seul. Dopo, nell'arco di 1-2 anni, campioni del mondo, poi insomma siamo stati anche bravi noi, la nostra generazione, che per diversi anni abbiamo vinto. Quello, infatti, siamo stati premiati come nazionale del secolo scorso, perché siamo stati campioni del mondo 3 volte, 90, 94, 98. Non è che capita spesso, insomma, di avere una nazionale che vince ogni anno. Noi vincevamo qualcosa, io ho vinto 4 campionati d'Europa, poi diverse World League, insomma, è per quello che siamo entrati anche nel cuore di parecchia gente. Ancora adesso, nonostante la mia età, che sono vecchietto, la gente mi incontra. Io ho cominciato a giocare a pallavolo grazie a te, grazie alle tue vittorie, quindi fa sempre piacere, vuol dire che abbiamo lasciato qualcosa di importante. Penso proprio di sì. E un segno l'ha lasciato anche nei tuoi confronti, Alessandro. Tu naturalmente poi eri molto piccolo, anche se c'è una foto di te piccolino con la maglia di papà, forse la vediamo anche fra poco. Te in qualche modo questa passione ti è arrivata, l'hai vissuta e l'hai anche messa in pratica? Innanzitutto buongiorno a tutti. E sì, io sono nato praticamente con il pallone da pallavolo in mano, perché ho dei pochi ricordi, perché ero molto piccolo, ma già a 3-4 anni venivo portato al palazzetto per vedere le partite di papà, quindi la mia infanzia è andata di pari passo con le sue partite, con il cambio di città, con le varie squadre, quindi sicuramente, ecco la foto. Bellissima. È stata comunque... Bellissima. E quindi la passione è nata con, appunto, vivendo la pallavolo. Poi ho iniziato a giocare a 7 anni e la pallavolo tuttora mi accompagna come divertimento soprattutto. Infatti tu a un certo punto hai deciso comunque di intraprendere anche una carriera universitaria. Ci racconti ora dove studi, cosa stai facendo? Io sono un laureando in giurisprudenza alla LUIS qua a Roma. Mi manca adesso un esame più la tesi, quindi il percorso ormai è addirittura d'arrivo. E ho iniziato questo percorso dopo il liceo scientifico, che ho sempre fatto qua a Roma, e ho comunque, cioè, ci tenevo a continuare a giocare a pallavolo, e grazie, ecco, alla foto della squadra, che saluto i miei compagni di squadra, e la LUIS ci dà questa possibilità di continuare a giocare a pallavolo con tutti gli studenti, quindi si crea anche un bell'ambiente e portiamo tutti quanti insieme avanti sia lo studio sia lo sport. Quindi... E tu potrai continuare anche il prossimo anno? Sì, comunque l'università dà la possibilità di giocare anche da laureati, per questo per tutti gli sport, la LUIS ha 16 sport differenti, quindi sicuramente continuerò anche il prossimo anno. Paolo, tu come hai preso non solo la passione del figlio, ma anche che questa continuità ci fosse anche nel ruolo che c'ha tuo figlio? Beh, che è lo stesso tuo. Sì, si è preso un'eredità pesante, infatti lui ha avuto sempre grosse pressioni quando giocava, quando era, diciamo, più ragazzino, perché no, tutti magari, no, lo confrontavano con me: ah, tu sei il figlio di Tofoli, ha le mani magari del padre, perché anche lui nello stesso ruolo mio, alzatore, regista, quindi penso che per lui non sia stato facile. Io non ho mai spinto, perché lui dopo non l'ha detto, ma lui giocava anche a basket, giocava a pallavolo e basket, quasi quasi io speravo che continuasse nel basket, non nella pallavolo, perché del resto tenere questa pressione, fanno tutti sempre i raffronti, però ecco, è importante dopo che abbia fatto sport e sta continuando. Però in questo caso adesso è importante che si laurei, perché è quella la cosa importante. Alessandro, crescere con un papà campione del mondo, cosa vuol dire? Perché non è una cosa proprio che capita a tutti. Ci sono aspetti, penso, sia positivi che negativi.
Beh, gli aspetti positivi, che comunque è un orgoglio sicuramente, e poi gli aspetti negativi dipende come si vive la situazione, e sicuramente, ecco, come ha detto papà, da quando sono piccolo si tendono a fare confronti, e io penso che sia un'opportunità essere il figlio di Paolo Toffoli, perché comunque si vive la pallavolo non solamente in quelle due ore in cui ci si allena quando si è ragazzini, che si va alle scuole medie e superiori, ma anche poi a casa, e l'umore della famiglia va in base alle vittorie o alle sconfitte. Era questo che volevo dire con negativi, esatto. Infatti un po' di tensione. Però sicuramente è stata anche un'opportunità, perché essendo appunto il figlio di Paolo Toffoli ero sempre quello visto per primo, ero sempre, come ha detto prima papà, sotto osservazione, ma questo non mi ha pesato più di tanto, anche perché io ho sempre giocato, perché per me era un divertimento, cioè io gioco tuttora appunto perché mi diverto. E comunque poi durante la fase del liceo scientifico avevo comunque deciso già verso il terzo o quarto anno di voler poi continuare con un percorso accademico, quindi poi la pallavolo è sempre stata quindi per me un divertimento, non l'ho mai vista come un lavoro. E quindi questo mi ha fatto stare leggero, e nonostante ci fossero eventuali paragoni o pressioni alle competizioni che facevo, alla finale giovanile di quando avevo 12 anni, quello purtroppo è così, ma non è solo per me, anche con tutti gli altri figli d'arte che possono esserci, poi ne conosco diversi nel mondo, certo, della pallavolo, e quindi io l'ho sempre vista più come un'opportunità che come un peso. Alessandro, adesso che comunque insomma la tua strada e le tue strade sono avviate, poi insomma ci sembri anche molto con la testa sulle spalle, per cui molto anche deciso nel tuo, che effetto ti fa rivedere magari delle partite di papà? Perché poi su YouTube ci sono, perché è possibile vederle, rivederle, rivivere quelle emozioni che tu magari in prima persona non hai vissuto all'epoca, perché eri molto piccolo, però adesso se ti capita di googolare, insomma, di vedere queste partite dove giocava papà, che effetto ti fa? Un effetto piacevole, perché io ho dei ricordi, io papà ha giocato fino a quando ho fatto la quinta elementare, poi ha smesso, quindi io, diciamo, i miei primi ricordi sono di quando ho 6-7 anni, e quindi in quei 3 anni alcune partite mi ricordo che stavo al palazzetto, però il gioco non mi è rimasto impresso, quindi per curiosità sono andato a cercare delle partite, l'ho vista anche sulle partite che ha lui da parte, e sicuramente mi ha fatto un bel effetto, perché adesso che sono un po' più grande, e quindi la pallavolo che gioco è più simile a quella appunto che giocano gli adulti rispetto a quando si è bambini, e quindi sicuramente guardare i gesti tecnici, guardare la forza della squadra che ha portato tutti quanti quei traguardi è sicuramente piacevole, stimolante, e per me è sempre un piacere appunto guardare anche delle finali. Per esempio, mi sono guardato tutte le vittorie dei mondiali che hanno fatto, e comunque è bellissima, ecco, sicuramente. Allora complimenti e in bocca al lupo per i tuoi traguardi anche professionali. Grazie Alessandro. Paolo, abbiamo pochi secondi per salutarci. Da campione del mondo, ora tu da tanti anni sei anche allenatore. Come stai vivendo questo momento? Ma bene, anche se dico sempre che giocare è un'altra cosa. Forse è meglio giocare che fare l'allenatore, perché l'allenatore devi pensare a 360 gradi a tutto, nella gestione di una squadra, però mi fa sempre piacere, è sempre bello, perché sono all'interno del mio mondo. Io ho cominciato a giocare a 10 anni, ho giocato per 24 anni in A1, e adesso mi ritrovo da 12 anni a fare l'allenatore. Bello, cioè l'atmosfera della palestra, l'adrenalina della partita, le trasferte, tutto, sono tutte sensazioni importanti che mi porto sempre dentro, e del resto quando fai questa cosa per tanti anni è difficile lasciarla completamente. Fa parte di te. Fa parte di me. Grazie. Grazie a voi. Paolo, grazie Alessandro. Grazie per essere stato con noi. E l'applauso del nostro pubblico, bello, fragoroso, per non solo una bellissima storia per quanto riguarda le pagine sportive italiane, ma anche una bella storia di famiglia e di continuità che ci avete presentato. Lunghissima mattinata, Giacomo, voglia, da vedere che insieme. Oggi è mercoledì, quindi noi vi salutiamo, ma ci ritroviamo subito dopo il TG2000 e la Santa Messa. Ci ritroviamo qui, a dopo.
prendiamo la linea. Dadi, buon mattino. Sì, Giacomo, e lo facciamo dando il buongiorno a Don Romano. Don Romano. Buongiorno. Buongiorno, Don Romano. Ciao, Don Romano, ben trovato. Don Romano, stiamo raccontando con te anche, abbiamo raccontato il periodo che stiamo vivendo, in attesa della Pasqua, la Quaresima, e possiamo immaginare in questo periodo proprio Gesù che bussa un po' alle nostre porte. Lo possiamo proprio immaginare così. Cosa sì, vuol dire? È il tempo della benedizione delle famiglie e quindi si tratta davvero di bussare alle porte di tutte le case e di tutti i cuori, non solo di chi ti sta aspettando, ma anche di chi rimane sorpreso o di chi non vuole e ti chiude la porta in faccia o non ti apre. Però Gesù bussa e quel bussare prima o poi porterà effetto. È una tradizione che noi conosciamo, insomma, ormai consolidata, particolarmente in questo periodo. Ma come nasce, Don Romano, la consuetudine della benedizione delle case e delle famiglie? Nasce da tanti aspetti. Quello che si ricorda e che i nostri nonni ricordano è soprattutto quando il Sabato Santo si benedicevano le case e soprattutto le mense. Si andava a benedire le uova, a benedire la mensa, e quindi è quel momento in cui si fa l'esperienza della resurrezione di Cristo, quindi si annuncia la resurrezione di Cristo o in qualche caso si anticipa durante la Quaresima per prepararci a vivere questo momento. Don Romano, è molto bello quello che ci stavi raccontando, proprio il bussare alle porte di tutti, anche di quelli più lontani, anche dei peccatori, perché tutti ci sentiamo accolti da Gesù. Questo lo approfondiremo subito dopo, perché adesso è arrivato il momento di dare la linea all'udienza a Papa Francesco. A più tardi. Riprendiamo la linea dopo la consueta udienza del mercoledì, in una giornata, l'abbiamo detto, tutta speciale, perché oggi ricorrono proprio gli 11 anni di pontificato di Papa Francesco, a cui rinnoviamo naturalmente i nostri auguri. E noi in studio, in questo studio che è un po' una casa, abbiamo Don Romano De Angelis nuovamente da prima. Buongiorno Don Romano. Buongiorno ancora. Don Romano. E dicevamo, è un po' una casa come le case che tu visiti, come i sacerdoti visitano proprio in questo periodo, nel periodo precedente la Pasqua, per la consueta benedizione delle case. Sì, andiamo davvero a bussare a tutte le porte, non solo a chi ci invita o a chi ci aspetta, perché è il Signore che fa così. Ed è un modo per portare anche a chi vive situazioni difficili la benedizione del Signore, che non è un'approvazione di quello che si fa, ma è una proposta d'amore che è comunque sempre gratuita, proprio come faceva Gesù quando, passando e entrando a Gerico, ha visto Zaccheo sul sicomoro. Non gli ha detto: se scendi e mi prometti che cambi vita, vengo a pranzo da te. Io vengo a pranzo da te. E quel gesto d'amore gratuito ha cambiato il cuore di Zaccheo, così come con altre persone. Per cui ecco, è un momento di grazia quello della benedizione. Don Romano, è un momento che avviene da quando? Quando nasce? Da quando si benedicono le case? In alcune parrocchie si benedicono, nella parrocchia precedente dove ero, si benedicevano da dopo Pasqua. Qui lo facciamo, come nella maggior parte delle parrocchie, in Quaresima. Il ricordo per tutti è il famoso Sabato Santo, prima della riforma liturgica, quando a mezzogiorno si scioglievano le campane, i preti uscivano, andavano a benire le mense, le uova sode e la mensa di Pasqua. Però, indipendentemente dalla collocazione, è il segno di quella vita nuova che nasce dalla Pasqua e che il Signore porta, perché la benedizione appunto non è appunto una semplice approvazione, ma è vita. Dio che dice bene, cioè Dio che crea, Dio che ama, Dio che fa vivere. E che c'è di più bello che far rivivere, o meglio proporre la vita nuova a chi magari non ci crede nemmeno più nella possibilità di una vita nuova e si è indurito in una vita di peccato? E Dio bussa per dire: io, se vuoi, ti faccio rinascere. Le immagini che stiamo vedendo sono immagini di repertorio che abbiamo, che ritraggono proprio Don Romano alle prese con il momento della benedizione, in cui capillarmente entri nelle case delle persone, proponi appunto la presenza di Gesù nella casa delle persone, e tante case, tante famiglie, tante situazioni diverse naturalmente. C'è chi magari è più lontano dalla fede, c'è chi è di un'altra religione, ci sono tantissime situazioni che si incontrano, vero?
Sì, tantissime situazioni che si incontrano, anche di tanta gente anziana, sola e spaventata, perché magari è stata truffata. E allora il segreto è suonare a tutti i campanelli del piano, perché magari vorrebbero aprire ma hanno paura, e vedendo le altre persone che aprono, che ti riconoscono, si fanno coraggio e aprono anche loro. C'è gioia e c'è tristezza, c'è solitudine, c'è paura. E ci sono persone di altre religioni che però ti offrono un caffè, ti danno la mano e c'è un clima di accoglienza. Simpatica una signora dello scorso anno che mi ha aperto dicendo: io sono atea. Dico: piacere signora, la ringrazio che ha aperto, perché così posso salutarla. Padre, ma io ho aperto apposta per salutarla e ringraziarla. Dico: e di che? Sa, io abito di fronte alla parrocchia e ci sono tante cose belle che fate, vi faccio i complimenti, molte anche divertenti, vengo a dare un'occhiata da lontano ogni tanto, dico: ma entri, ci fa piacere. E dentro di me dico: ma guarda che bello che una persona atea apre per ringraziare, mentre volevo io semplicemente salutarla. E poi ho pensato a tanti parrocchiani invece, che magari vengono anche tutti i giorni, ma sono infastiditi perché i bambini fanno rumore. È un po' imbarazzante, perché nelle case è bello il chiasso dei bambini, è brutto quando si sta soli. È ovvio che i bambini fanno rumore, ma fa più rumore il sussurrare pettegolezzi e calunnie che vociare e festeggiare e fare un po' caciara dei bambini. Quindi, ecco, la benedizione ci mette in contatto con questa realtà. E ho notato, siccome le famiglie sono tante ed è importante poter visitare tutte, delicatamente, nel senso che la visita è breve, non tanto perché andiamo di corsa, ma perché se fosse una visita lunga alcuni magari ti direbbero: padre, non ho tempo, non ho possibilità. Invece è così, una semplice, è come un bacetto in qualche modo che uno va a dare. Poi ci può essere una persona malata e si prende nota e si torna per portare la comunione, una persona con cui si ridà un appuntamento per approfondire un discorso, ma la cosa bella è vedere dei giovani preti che ci aiutano e che fanno delle esperienze stupende, cioè è una vera e propria esperienza pastorale straordinaria, con una responsabilità, perché non si tratta di passare in casa velocemente. E io amo sottolineare, c'è la tradizione che alcune famiglie lasciano un'offerta per la parrocchia, ma io sottolineo a chi collabora con noi che è vero che noi viviamo di carità, non abbiamo dei proventi, ma non andiamo a battere cassa, andiamo a donare innanzitutto. Non ci interessa, siamo grati ovviamente, perché non si può non essere grati perché abbiamo bisogno, ma non andiamo per battere cassa, andiamo per offrire, per donare, per dire una parola buona, ma soprattutto per dire la parola buona per eccellenza, che è la parola di Dio ed è la benedizione di Dio, cioè Dio. Grazie. Viene a portare, grazie, amore. Romano. Vogliamo scoprire un progetto. Andiamo a Foligno, dove c'è un progetto che si chiama Casa Felice. Ci accompagna il nostro Simone Nestori. Guardiamo. Il progetto Casa Felice nasce durante una celebrazione di Cresime, quando un ragazzo ha il coraggio di andare al microfono nella preghiera dei fedeli e dire queste parole: Gesù, ti prego per la pace tra i miei genitori. Dicendo queste parole consente alla fine della celebrazione di fare appello agli adulti presenti, e c'è davvero tanta sofferenza in tutte le case. Se noi vogliamo essere felici dobbiamo introdurre nelle nostre case sempre più Gesù, la sua parola, la sua fraternità, e mettere da parte Satana, il divisore. E così, ecco, è nato questo progetto che si riferisce a un altro progetto, è il progetto delle famiglie del Vangelo, cioè le parrocchie che si strutturano in termini di famiglia con piccole comunità. Ebbene, il progetto Casa Felice è il versante, diciamo, domestico di questo progetto più ampio. Abbiamo realizzato un piccolo percorso, un sussidio,
che ruota intorno a un segno, che è una grande casa consegnata a tutte le parrocchie, a tutte le comunità, a tutte le attività diocesane. Tutti i ragazzi, i gruppi, i giovani sono invitati a costruire questa casa. Essendo Quaresima, da noi è tradizione anche la visita e la benedizione delle famiglie. E all'interno della benedizione della famiglia si coglie l'occasione per illustrare e spiegare come si svolge il progetto Casa Felice. Il progetto Casa Felice si sviluppa in tre passaggi. Il primo passaggio consiste nella recita della preghiera diocesana, che è una preghiera scritta dal Vescovo di consacrazione a Gesù. Dopo questo passaggio si passa al secondo momento, che è avvicinarsi alla parola di Gesù, quindi diciamo un mese dedicato al primo passaggio e poi cominciare la lettura quotidiana della parola, perché la parola di Gesù è una parola che salva. Gesù con la parola scaccia Satana. Il terzo passaggio è proprio il riunirsi, magari con un caffè, a casa di qualcuno che ha già fatto i primi due passaggi, per condividere insieme e confrontarsi insieme sulla parola appena letta. Una modalità che solo Cristo ci può dare, il riavvicinarci per ricondividere e condividendo la sua parola. Casa Felice è la certezza che Gesù è capace di riempire di gioia il nostro cuore se a Lui apriamo la nostra vita e le nostre case. Don Romano, come si legge, fuori Satana, dentro Gesù. Proprio l'importanza di rimettere anche al centro delle famiglie Gesù. Sì, perché nelle famiglie c'è anche tanta sofferenza. A volte per la fatica della vita quotidiana, per lo stress, si rientra dal lavoro dove magari si rientra più stressati per l'ambiente che per la fatica lavorativa, e poi per tanti motivi si prega di meno, si vive di meno la vita di parrocchia, di sacramenti, e si sta male in casa. Allora rimettere al centro Gesù non è dare un impegno in più ad una famiglia che ha già i suoi problemi, ma poter offrire quella pace che tutti desideriamo e spesso facciamo fatica a trovare. Gesù porta la pace perché Gesù allontana lo spirito della discordia, lo spirito della divisione, e crea comunione, crea amicizia, accoglienza, capacità di perdonarci, capacità di ricominciare, di ridarci fiducia. Quindi ecco il senso della benedizione: benedire quello che c'è perché possa fiorire laddove si è creata aridità, morte, ritorni la vita nuova, la vita pasquale, la vita risorta. E questo fa tanto pensare anche a ciò che accade nelle grandi città come può essere Roma. Magari nei centri più piccoli viene vissuto anche in modo diverso, pensiamo anche alle nostre zone d'origine. Nelle grandi città, dove magari non ci si conosce, non ci si incontra da un pianerottolo all'altro, rimettere un po' al centro quei nuclei che fanno la comunità è importante. Quando voi entrate nelle case, portate naturalmente, come ci hai detto, ascolto, portate anche preghiera. Che preghiera portate? Come si svolge la benedizione? Solitamente non c'è uno schema fisso, perché si adatta laddove si vede la situazione. Solitamente è proporre un momento di preghiera comune, che può essere di ascolto di un breve brano della parola di Dio e di una preghiera comune che tutti possono sapere, il Padre Nostro, l'Ave Maria. E poi usiamo una preghiera che richiama quello che diceva giustamente il Vescovo che abbiamo appena ascoltato, che è la preghiera che si trova nella liturgia delle ore, nella compieta delle solennità. Visita, o Padre, questa casa, tieni lontano le insidie del maligno, vengano i santi angeli a custodirla nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre su questa casa e su chi vi abita, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con l'aspersione con l'acqua benedetta. Noi ci fermiamo all'ingresso per discrezione. Alcune famiglie poi dicono: Padre, però venga in tutte le stanze. Allora andiamo in tutte le stanze a benedire con l'acqua benedetta, ma se no basta anche al corridoio. Come anche nelle famiglie che non aprono, una preghiera, una benedizione da fuori della porta, che non è un far violenza a chi non la vuole, perché non è, ma per chi non apre perché non può, perché è fuori ed è anche dispiaciuto, sappia che siamo passati, abbiamo pregato, abbiamo lasciato un'immaginetta che è il ricordino come segno di una presenza che non disturba e non è un'imposizione per chi non la volesse, ovviamente.
E allora, Don Romano, abbiamo accompagnato anche un altro sacerdote che è stato anche nostro ospite, Don Benedetto L'Abbate, parroco del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che visita la sua comunità. Guardiamo insieme. Stiamo andando a visitare le famiglie della parrocchia per la benedizione pasquale. È un appuntamento fisso. Ogni anno noi missionari del Preziosissimo Sangue scegliamo di fare questa benedizione pasquale. È vero, Roma è una città particolare, si vive spesso di lavoro e quindi non tutte le famiglie si trovano in casa quando noi andiamo a bussare alla loro porta. Però tanti, soprattutto gli anziani o magari le famiglie che sono abituate a questa tradizione, ci aspettano e ci accolgono molto volentieri. Perché la benedizione pasquale? Perché è un appuntamento, diciamo, con Gesù pastore che entra appunto nella casa. La famiglia si sente ben voluta, amata, cercata, e il segno dell'acqua, che da sempre è un segno di benedizione, di fecondità, di fertilità, ecco, dà un senso di protezione, di aiuto, come se si rinnovasse il senso del battesimo e quindi dell'adozione filiale da parte di Dio. Buonasera. Buonasera, sono il parroco per la benedizione della casa. Buonasera. Piacere, Don Benedetto. Piacere, Patrizia. Ciao, Francesco. Ciao, Benedetto. Prego, per strada. La benedizione pasquale è un appuntamento annuale al quale tengo molto, perché è una vicinanza della parrocchia all'interno della mia famiglia e vedo, diciamo, la presenza continua di questo, diciamo, scambio tra la parrocchia e la famiglia. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e l'adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Amen. Amen. Questa benedizione chiaramente si allunga per tutta, diciamo, l'anno poi che inizia, diciamo, con questa Quaresima e ce la portiamo dietro, insomma, per tutto l'anno. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. È un po' la concretizzazione di quella chiesa in uscita a cui spesso in questi 11 anni di pontificato che ricorrono proprio oggi Papa Francesco si richiama. Tu la definisci pastorale dei lontani. Sì, pastorale dei lontani, perché significa dire che alcune persone non avrebbero nemmeno voglia di venire, però con l'occasione che siamo noi ad andare, a volte si apre anche un dialogo, a volte quel lontano poi diventerà un vicino, una persona addirittura collaboratore della comunità parrocchiale, o persona che riprende, o anche un chiarimento. Cioè, il viceparroco l'altro giorno mi diceva: sai, sono andato in una famiglia che non veniva più in chiesa da diversi anni per un malinteso, ha interpretato male una mia parola, è rimasta male, io non me ne ero neanche accorto, e pur non avendo fatto, ma io gli ho chiesto perdono, ci siamo abbracciati, si è riaperto un capitolo. Vedete, pastorale dei lontani, tutto ciò che riguarda gli adulti, anche la pastorale dei battesimi, accogliere le famiglie che chiedono un battesimo, o il corso prematrimoniale, viene da sorridere perché si è appena concluso un corso travolgente la settimana scorsa con 14 coppie meravigliose, e uno tra tutti, Alessio, con molta sincerità ha detto: oh, adoro, ma quando è cominciato questo corso ho detto che palle sto corso. Poi invece la mattina del giovedì, quando mi sveglio, dico: che bello, oggi è giovedì, stasera c'è l'incontro. Che meraviglia, Don Romano. Questo proprio racchiude un po', sì, quello che ci siamo detti. Sì, sì. E Don Romano, grazie. Noi... Niente, perché ci è piaciuta questa storia, noi... È bello, anche perché... Posso dire una cosa? È una libertà che ci prendiamo, perché Don Romano, tu sei famiglia ormai. Certo. Quindi ci vieni... cioè, è bello star con te... È talmente bello che
sei tu che fai venire il sorriso a noi. E se abbiamo detto che in questo periodo in particolare Gesù bussa alle vostre porte, magari quest'oggi nel suo giro busserà proprio alla vostra porta e avrà il volto di Don Romano, il volto più bello che possiamo offrirvi questa grazie. Mattina. Grazie Don Romano. Noi andiamo in pubblicità, sai che dice? Ci facciamo una bella risata e poi ritorniamo, continuiamo a sorridere con Max Paiella. Fra poco. Di buon mattino, alle 10.08 vogliamo raccontarvi un grande mito che è Enzo Iannacci, ma per raccontare e cantare un mito ce ne vuole un altro. Allora con El Portava e Scarpe del Tennis, Max Paiella! Che scusi, ma mi vorrei contare di un mio amico che l'era andato a fare il bagno sul stradun. Era andare all'idroscalo, l'era lì e l'amore lo colpì. E il portava i scarpe de tennis e il parlava de per lui. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. E il portava i scarpe de tennis e il gavea de ch'debù. L'era il primo mena via perché l'era un barbon. Un mes di che l'era Andrea a parlare, de per lui l'aveva vista passare, bianca e rossa, che pareva il tricolore, ma poi lui le sta ben pute parlare, portava i scarpe de tennis e parlava de per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. El portava i scarpe de tennis e il gavea deutsch de boom. L'era il primo a mena via perché l'era un barbon. L'han trovato sotto un mucch de cartoon e can guardà e il pare a nessun. L'han tucca e il pareva che dormiva, lascia sta e le roba de barbone. Il portava i scarpe de tennis e parlava de per lui. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. E il portava i scarpe de tennis e il gavea deutsch de boon. L'era il primo a mena via perché l'era un barbon. Max Paiella, grazie, grazie, vieni, vieni, andiamo. Ben andiamo arrivato, ad accomodarci. Buongiorno. Anche lo strumento mi porto. Come sì, no, sì, tutto quanto, baracca e burattini, prego. Max Paiella, pronto con, anzi avete cominciato credo ieri sera, giusto? No, con dovevamo cominciare ieri sera, poi insomma a un certo punto non si è capito bene per quale motivo, comunque cominciamo questa sera. Questa sera. Quindi sono venuto proprio a ciccio, come si suol dire. Perfetto. Al Teatro Iannacci Sala Umberto. Alla Sala Umberto in Roma, uno dei teatri più belli di Roma, diciamo la verità. Sta proprio in centro, Iannacci e dintorni, una storia raccontata e cantata. Sì. Tu oggi ce l'hai cantata appunto in studio, ma adesso ce la racconti anche un po', raccontandoci anche un po' Iannacci, cos'è per te, cos'è stato per te, anche un po' come è entrato nella, come ti ha bussato alla tua porta. Ecco. Allora, il discorso di Iannacci è un po', da un certo punto di vista, complicato, perché io quando ero piccolo non capivo bene quello che diceva, proprio perché parlava in milanese, quindi era un po' complicato capirlo. Poi in realtà è un artista che se ascolti con il cuore capisci tutto, nel senso che questa che ho appena cantato è una storia che venne un po' travisata, nel senso che il ritornello, adesso la chitarra qua non si sente bene, comunque era «El portava i scarpe de tennis, el parlava de per lui», cioè figurava essere una canzone allegra. Ma in realtà parla di emarginazione, parla di questo barbone che si andava a lavare all'idroscalo, questa zona di Milano dove c'è questa acqua, questa parte dove insomma ci sono anche dei bagnanti. Lui si andava a fare il bagno lì, a un certo punto uno di questi giorni che andava all'idroscalo
vede questa donna e si innamora. Era lì e l'amore lo colpì, come se fosse la freccia di Cupido, come se fosse che a un certo punto ha visto la luce. E poi il giorno successivo cerca di andarle a parlare, a questa ragazza, ma le sta bun pude parlare, non è stato capace, talmente era l'emozione, talmente era forte l'amore che aveva per questa donna, ma talmente era stato colpito dall'amore, quindi non era solo l'amore per la donna, in qualche maniera l'amore è qualcosa di più totalizzante. E quindi se ne va. E il finale è proprio un finale sull'emarginazione, cioè quindi dice l'hanno trovato sotto un mucchio di cartoni. Hanno guardato, pareva che dormiva, l'hanno guardato che pareva che dormiva, e poi dicono lascia stare, questa è roba di barboni. Se è chiaro quello che è successo, è morto, ma lascia stare, questi sono barboni, andiamocene. Cioè c'è questo tratto di distanza fra quello che è l'emarginato e noi, fra quello che è lo sfortunato, il miserabile, e noi che abbiamo, come dire, la nostra vita tranquilla. Quindi lascia stare, roba di barboni, lascia perdere, così. Quindi c'era inizialmente questa risata, ma era una risata amara in realtà, perché si parlava delle persone fragili. E la storia di Iannacci, diciamo le cose sue, mi hanno cominciato a colpire da diciamo una ventina d'anni fa, quando, come dire, interessato anche ai dialetti, soprattutto a me interessano i dialetti, ma di qualsiasi tipo essi siano, mi interessano le lingue, mi piacerebbe saper parlare il tedesco, il cinese, il francese, l'arabo, qualsiasi cosa. In un'altra l'udienza, l'udienza del Santo Padre era perfetta, perché molte lingue vengono adottate in quell'occasione lì. Noi no, non ti possiamo aiutare. Ma cantare in milanese per te è stato difficile? No, in realtà no, perché avendo proprio l'amore per i dialetti, quindi quando vado in un posto mi piace sapere come parla la gente, perché dal dialetto tu capisci qual è la loro verità. Noi siamo un paese unito da troppi pochi anni, insomma, e quindi ancora c'è questa verità molto forte dei dialetti, si parla a volte di identità, eccetera, ma sì, secondo me il termine giusto da utilizzare è verità, realtà delle persone. Quindi tu, quando senti il dialetto della gente, senti il loro sapore, senti l'odore delle persone, capisci anche un po' come l'anima di quelle persone. Infatti poi alcune espressioni non si possono tradurre. Non si possono tradurre. Nello stesso modo. Lui dice, parlava de perleu. Sarebbe parlava da solo. Però, come dire, cioè, ci sono delle avvertenze su questi termini. Come, ad esempio, in qualche maniera, cioè, questa è la stessa cosa, succede a Roma. Anzi, in realtà, in questo spettacolo che facciamo insieme a Simone Colombari con una band bravissima, sono eccezionali, con la direzione artistica del maestro Attilio Di Giovanni, che lavora con me a Ruggito del Coniglio. Che salutiamo, anche stato ospite qua con Ilaria, con noi, sì. E lo salutiamo Giulia, caramente. Che fa la direzione musicale. Stiamo insieme io e Simone Colombari. Mi sono perso, di che stavo a parlare? Del fatto che alcune espressioni non rendono poi tradotte esattamente in italiano. A un certo punto facciamo questo brano di Iannacci che si intitola Silvano, che tutti quanti conoscerete. Silvano, e non valevo le ciccioli, parapara. Silvano, tatara. Insomma, è una canzone completamente surreale. Faccio proprio due note così, penso che un pochino di chitarra si senta. È una canzone assolutamente surreale, che però ha una storia incredibile, e poi vi dico come si collega a Roma, perché è un giro un po' lungo, però cerchiamo di accorciarlo. La storia di Silvano è meravigliosa. Praticamente, come saprete, Iannacci faceva anche il medico. Lui si era laureato nel 67 in chirurgia generale alla Statale di Milano. Praticamente, quindi, lavorava anche in ospedale, gli capitavano un sacco di cose. E quindi una volta c'era la signora Ciccioli che dà alla luce il piccolo Silvano. Allora il papà va all'anagrafe a segnare il nome del piccolo Silvano. Quindi va all'anagrafe e fa a quello che stava lì, all'operatore, e dice, allora, nome Silvano. Ok, quindi nome Silvano, perfetto, nome Silvano. Cognome Ciccioli. Ok, Ciccioli. Senta, secondo nome, Adine Marie. Antenne Marie. Ha capito? Ho capito.
non valevole, quindi primo nome Silvano, secondo nome non valevole, terzo nome Ciccioli. Ciccioli. E poi in questa canzone c'è una citazione a Gastone di Petrolini, quindi Gastone. Qua c'è un legame con Roma, perché sentite, no? Uno fa Silvano e non valevole Ciccioli, che è un po', in qualche maniera è un po' Dantana, no? Silvano, c'ha questa cosa un po' anni 30, anni 20. E infatti, Gastone, c'ho le donne a profusione. Questo per dire che Iannacci non era soltanto l'espressione della Milano geniale, di Dario Fo, di Gaber, eccetera, eccetera, ma era una, come dire, un prodotto genuinamente italiano, tanto quanto lo era Ettore Petrolini. E infatti, tra l'altro, Ettore Petrolini faceva tournée in Europa, andò addirittura al Madison Square Garden, quindi... Come dire, quella modalità unisce gli artisti con una sorta di legame invisibile, quindi non sei... La tua espressione, diciamo, è anche del posto, si utilizza il romano per fare ho comprati i salamini e me ne vanto, no? Ma si utilizza il milanese per fare... faceva il palo della banda dell'Orticca, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Queste cose, come dire, ti fanno sentire il sapore di quel posto, ma poi questi pezzi riescono a diventare addirittura a volte internazionali, perché hanno una forza che è contenuta nella musica e nel cuore che c'è dentro queste canzoni. Possiamo chiederti un altro brano? Ci fai sentire L'Armando? L'Armando? L'Armando. Assolutamente sì, ma mi reco... Sì, recati. Vai, recati, recati, Max Paiella. Allora mi posso recare lì con il moonwalking? Certo, come no. Più che il moonwalking mi è venuto quello di Totò, ci avete presente? Quello così, okay. Va bene pure quello. Vado. Allora, sapete tutti la storia dell'Armando, no? Era quasi verso sera, s'ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Commissario s'allarmando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene come fosse mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, s'ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Commissario, s'allarmando, mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui il più bello. Per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, sì, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma cosa dice che gli han trovato una lama col coltello di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello, non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, e s'ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù... Scusate... È caduto giù l'Armando, ya-ta-ta-ra-ra-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta. Max Paiella! Allora ritorno... Adesso altro, esatto, un altro moonwalking per ritornare da noi. Ritorno facendo anche un po' di... Senti, ma abbiamo parlato di fili rossi che... uniscono anche artisti pure di diversa, fanno parte dello stivale ma anche di diversa collocazione, parlando sì. di Petrolini e stiamo parlando di Iannacci. Iannacci era uno che amava anche andare all'impronta e c'è un filo rosso che forse lo collega anche con te, che quando si sa come inizi forse e non si sa come finisci. Esattamente, ecco, allora io faccio alcuni spettacoli come questo qui, diciamo che c'è molta preparazione, perché ovviamente quando stai con altri c'è bisogno, come dire, accordo, no?
L'accordo sarebbe questo, ma l'accordo sarebbe anche, la parola vuol dire unione di più cuori, e quindi devi, in qualche maniera devi trovare il modo per poter convivere. Quando sto da solo, inevitabilmente mi piace andare all'impronta, perché diciamo un rapporto talmente unico con la musica che mi interessa, sono curiosissimo, e quindi posso andare all'impronta, perché da quella canzone te ne leggo un'altra, anzi mi devi fermare perché poi rischio di arrivare chissà dove in definitiva. Però questo è, come diceva Iannacci, rido, e questo è il mio mestiere. Ecco, il mio mestiere è questo, io sono un cantastorie, quindi inevitabilmente se mi fai andare poi a un certo punto mi dice vabbè adesso però basta, perché no aspetta, ti devo dire anche quest'altra cosa, fermo, no aspetta. Insomma, è un po' questo. Quindi lui amava andare all'impronta perché era un tipo d'artista che viveva molto di quell'emozione, è un tipo di emotività che si trova proprio da quelle parti. Anche qui ritorna un po' il discorso dei dialetti. Avete presente proprio Iannacci, volendo fare un'imitazione un po' così, cioè, questo modo di parlare così, allora perché? A un certo punto, allora, io gli ho detto che questo era, perché allora... Questo modo, grazie, è un modo di esprimersi ovviamente delle zone della pianura padana, e a me ovviamente inevitabilmente mi ricorda il Zanni di Dario Fo, no? Che va, che ho fame, che ho fame, che ho fame, che ho fame, che prende, che cerca, che sto, che il magine, il pentolun, che gira, che il magne, oh, che bon. È un po' quello. Oltretutto io ho avuto la grandissima fortuna di conoscere Walter Chiari, e anche lui aveva questo modo di esprimersi, aveva un modo di esprimersi molto milanese e molto legato a questa espressività che all'inizio, cioè se tu vuoi cercare razionalmente di capire, capisci e non capisci, poi in realtà era un uomo di una cultura incredibile, anche lui parlava così, c'aveva questo modo. E se pensate, questo stesso modo di parlare, di bisbigliare, questo modo così, perché fa pensare a Vasco Rossi, no? Avete presente Vasco Rossi? E infatti c'è un'unione poi reale fra questi artisti. Vasco Rossi, quando fa Vita Spericolata, riceve una lettera da parte di Iannacci dove dice: tu sei un fenomeno, sei fortissimo, tu avrai un grande successo. Infatti, se tu vedi proprio in quel suo bisbigliare strano, no? Tipo, perché la vita è un brivido che vola via? Tutto un equilibrio sopra la follia, la colpa d'Affredo, cos'è, gli scorsi dei infortuni, ma soprattutto l'occasione, lo giro. E c'è quello stesso modo di esprimersi, che non è la Milano, quella l'ora. Adesso andiamo lì, poi faccio un leasing, ti porto lì, andiamo a bere, cosa, poi per il padel, e facciamo questo, capito? Cioè, è la Milano quella che da un certo punto di vista è nascosta, ma quando stai lì la trovi ancora, anche lì c'è ancora questo, Milano e provincia, cioè questo modo così emotivo, questa emotività travolgente che hanno ancora, e questa cosa non è solo il riscoprire gli Iannacci, ma anche per riscoprire gli uomini, riscoprire la sacralità di queste cose, perché queste cose, ricordiamolo, che sono sacre, cioè fanno parte di quello che ci accompagna e di quello che ci fa essere in qualche maniera unici. Quindi, insomma, sì, è questo. Max, lo abbiamo detto, da stasera al Teatro San Lamberto di Roma fino al 17 marzo, non sei solo, lo abbiamo detto anche questo, però aspetta, vediamolo in queste immagini. Vogliamo presentare pure lo spettacolo? Lo spettacolo si intitola Iannacci e dintorni. Sì, ma Iannacci e dintorni, cioè nel senso si parla di Iannacci, si no? Parla degli Iannacci. Si canta Iannacci e si parla di Enzo Iannacci. Ma i dintorni? Però i dintorni sarebbe... Perché allora dunque, quando si racconta, diciamo così, di un grande artista, si va innanzitutto a ricercare la genesi in qualche modo, no? Come è nato quell'artista? Perché ha scritto quelle cose, cosa c'era dintorno, esatto. Da cosa è stato influenzato. Esatto. I dintorni consistono esattamente in questo, nell'influenza che Iannacci ha avuto delle persone, degli artisti che lui ha frequentato all'inizio e poi durante tutta la sua carriera. Simone Colombari, Max Paiella, Iannacci e dintorni. Vi aspettiamo alla Sala Umberto, e quindi dovete venire. Di nascosto l'effetto che fa. È certo che dovete venire, da stasera.
essere, andare in scena con altre persone, hai detto che bisogna essere un po' accordati. Quando sei da solo, però, anche te ti devi accordare con te, cioè con tutte le parti di Max Paiella che esistono e che oggi intravediamo un po'. In realtà, no, che sono molto accordato con me stesso, però la sfida è trovare l'accordo con gli altri, nel senso che la passione ti porta a questo, cioè ti porta a conoscere le cose, a conoscere le canzoni, a conoscere le storie delle canzoni. Quindi quando stai sul tuo, cioè quando stai in quella zona dove l'amore per quella cosa che stai facendo, la passione per quella cosa che stai facendo ti travolge, inevitabilmente poi tu dopo non c'hai bisogno, sì c'hai bisogno di una scaletta, però poi è una scaletta del cuore se vogliamo, perché io vedo la gente, voglio sapere cosa ne pensa, vedo gli occhi, voglio capire se mi stanno seguendo. Se non mi stanno a seguire, ma perché devo continuare a parlare di una cosa che magari li annoia? Ma non è giusto, capito? Anche quello è un momento sacro. Ecco, io prima quando c'era Don Romano, c'è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. La signora atea che ha accolto la benedizione pasquale, perché anche in una forma di... C'è chi è religioso, c'è chi non lo è, ma c'è una sacralità che ci unisce tutti e la sacralità è quella dell'incontro, quindi anche uno spettacolo teatrale deve essere sempre un incontro, un posto dove tu ricevi una parola, dove c'è stata una ricerca, la ricerca di trovare la metafora o la parola che può in qualche maniera aiutare la gente, ma perché per primo aiuta te stesso. Quindi, grazie Max Paiella. Allora tutti a teatro da questa sera, noi davvero siamo contenti, ti ringraziamo per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie. Un applauso grande, grandissimo a Max Paiella che regala incontri e speriamo noi di averti regalato un piccolo incontro per quest'oggi. Grazie. Tutti a San Lamberto. E noi invece andiamo al nostro tavolo, ma per ripartire. Ripartiamo con un'altra storia, con la nostra prossima ospite che la vediamo già pronta in collegamento ed è Antonella Ferrari, buongiorno, volto che ciao, tutti conosciamo. Buongiorno a tutti. Attrice, ricordiamo sicuramente 100 vetrine, ma non solo, ti ricordiamo a Sanremo, ti conosciamo tutti e oggi sei qui per raccontarci il tuo ultimo libro. Buongiorno, intanto come stai? Sì. Bene, sto bene, vi ringrazio per avermi invitato, sono molto contenta di essere qui. Comunque mamma, vogliamo partire proprio, Antonella, dal titolo di quel libro, cosa vuol dire? Vuol dire che io non ho avuto la gioia di diventare madre naturalmente, ma mi sento mamma comunque, mamma dei miei progetti teatrali, mamma dei miei libri, mamma di tutto quello che ho fatto. Come mi ha detto un giorno Don Angelo, il mio parroco, io ho generato anch'io qualcosa e quindi sono madre in modo diverso. Diciamo che provo a convincermi di questo, ma non è facile, perché la ferita, come dice il sottotitolo del mio libro, è ancora aperta. È un libro che contiene... condensate tutta una serie di lotte che fanno parte della tua vita. Non è la prima volta che scrivi di te o che scrivi della lotta, in particolar modo la lotta contro la sclerosi multipla, da cui sei affetta perché l'hai scritto in un altro libro, Più forte del destino, però in questo caso si tratta di riaprire non solo per te stessa anche questa ferita di cui abbiamo parlato, ma anche di proporla agli altri, di condividere, di dare voce a tutti coloro, tutte coloro che condividono la tua stessa lotta. Sì, assolutamente. Io attraverso questo libro voglio dedicare queste parole a tutte le non mamme come me. Ricevo quotidianamente tantissime lettere di donne che si rispecchiano nel mio racconto. Io poi ho una rubrica sul settimanale Chi dove rispondo proprio a lettere di persone che mi scrivono e mi arrivano tantissime testimonianze di non mamme come me che hanno trovato degli ostacoli sul loro cammino, come nel mio caso anche nell'adozione, che è una cosa scandalosa. Cioè io non ho potuto adottare un bambino perché una donna con patologia neurodegenerativa non può adottare. Io lo trovo veramente scandaloso. Antonella, c'è qualcosa, sicuramente come dici tu, è un libro che hai scritto perché vuoi trasmettere un messaggio delle persone che forse stanno attraversando una situazione simile alla tua e anche si può imparare anche dagli errori, da alcune cose che ti sono state negate. Cosa si dovrebbe fare per permettere a tutti di diventare mamma?
C'è un appello che vuoi fare? Ma sicuramente il mio appello, io il 17 aprile presenterò questo libro al Senato della Repubblica, proprio perché voglio chiedere al governo delle risposte. Cioè io vorrei che si svecchiasse la legge sull'adozione, vorrei che si mettesse mano alle linee guida che sono accanto alla legge sull'adozione, proprio per permettere anche alle donne malate di diventare mamme, perché il problema non è solo per una donna con patologia neurodegenerativa, anche una donna con tumore non può adottare. E io lo trovo pazzesco, perché credo che alla base di tutto ci sia l'amore. E io e mio marito avremmo potuto dare tanto amore a un bambino più sfortunato, anche se io non sono una donna perfetta. Credo che un bambino non abbia bisogno della perfezione di un genitore, ma di un genitore semplicemente che lo ami. Non è un caso che tu questo libro abbia deciso di scriverlo in un momento particolare, non solo della tua vita, ma della vita del mondo intero, sia durante la pandemia? Sì, sì. Io mi sentivo molto sola, molto triste, ho riflettuto molto in quel periodo e così mi è venuto di getto di scrivere questo libro, che poi è diventato comunque mamma. Io avevo voglia di condividere con le persone anche quella parte, quest'altra parte dolorosa della mia vita, perché l'ho già fatto, come giustamente hai detto tu prima, nel mio primo libro, Più forte del destino. Mi ha portato fortuna, perché è stato un libro veramente che ha avuto un grande successo e che poi si è trasformato in uno spettacolo teatrale che ha girato l'Italia per 6 anni. E allora in qualche modo io vorrei portare avanti questo dialogo aperto con il pubblico attraverso questo secondo libro. Antonella, tu racconti che fondamentale per te è l'amore di tuo marito. Voi siete una famiglia, avete anche un cagnolino e tuo marito è stato proprio il tuo pilastro, il tuo sostegno. Forse lui non la sente proprio, sì, la mancanza di un figlio, perché comunque c'è tanto amore che si respira nella vostra casa. Sì, sì, questo è vero. Devo dire che io ho dedicato questo libro a Roberto, perché Roberto è veramente, come dici tu, il pilastro di questa famiglia. Lui mi ha fatto sentire sempre parte di una famiglia e mi ha sempre detto: Antonella, non ti preoccupare, tu sei mamma comunque. E sei mamma anche del nostro bambino peloso Grisù, perché chi ama gli animali può capirlo. Io in molti momenti della vita mi sono sentita mamma adottiva di uno splendido cagnolino che mi aiuta a, diciamo, a sconfiggere la depressione. E ti aiuta insieme a questi pilastri, non solo affronti le tue giornate, ma affronti anche tutte le lotte che porti avanti e anche il tuo operato come ambasciatrice dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Sì, sì, io da più di 20 anni sono accanto all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, cerco di portare sempre la mia testimonianza affinché si abbia meno paura della sclerosi multipla. La sclerosi multipla fa parte della tua vita e ne farà parte per sempre, però puoi convivere con questa malattia e puoi costruire anche una famiglia, perché ricordiamolo, con la sclerosi multipla puoi tranquillamente avere figli. A me il figlio non è arrivato, ma non c'entra niente la malattia. Con questa malattia puoi tranquillamente avere figli. Io conosco tantissime mamme con sclerosi multipla che sono delle splendide mamme e hanno cresciuto con amore e dedizione i propri figli. Antonella, mentre tu parlavi stavamo vedendo delle immagini, il tuo incontro, l'abbraccio con Papa Francesco, ma posso chiederti, oltre al sostegno che dell'amore bello di tuo marito, quanto è stato importante per te anche il sostegno della fede? La fede per me è stata un'ancora di salvezza. Io lo dico nel primo libro, lo dico anche qui, per me è stata fondamentale, perché mi ha permesso di non sentirmi mai sola, ma di avere sempre un valido alleato accanto a me che mi sostenesse nel momento del bisogno. Io ho capito perfettamente il disegno di Dio riguardo alla mia malattia. L'ho capito, l'ho accettato, ho accettato la sclerosi multipla nella mia vita e l'ho fatta diventare la mia coinquilina. Nel caso del disegno di Dio sulla maternità, devo essere sincera, ancora sto cercando di capirlo. È faticoso, il mio parroco mi ha aiutato molto, come vi dicevo prima, dicendomi che sono comunque mamma e che anch'io ho generato qualcosa nella vita, ma è difficile, quindi mi ci vuole ancora un po' di tempo, ma la fede è stata per me fondamentale. E l'incontro con Papa Francesco una grande gioia. Io mi ricordo quel giorno gli ho detto della mia difficoltà,
di avere figli e lui mi disse: prega San Ramon, perché San Ramon ti aiuterà. Purtroppo il figlio non è arrivato, ma sono arrivate tantissime altre cose. A chi ti ha detto che il tuo libro sembra una sceneggiatura? Tu hai risposto: è vero, e a dirla tutta lo interpreterei anche volentieri se ci fossero registi che non considerano come cosa principale la mia cartella clinica. Anche questo è un messaggio che vale la pena sottolineare. Infatti, assolutamente, io fatico a lavorare perché vengo spesso discriminata per il mio stato di salute. Questo libro potrebbe diventare benissimo un film. Io me lo auguro con tutto il cuore, lo sto proponendo, sto parlando con delle case di produzione. E auguro che questo sia vero e che io possa tornare a recitare davanti a una telecamera, perché per me è fondamentale. Ho fatto tanto teatro, ho fatto anche tanta fiction, ma in questo periodo sono ferma e questo stare ferma mi fa male, perché per me il lavoro è terapia. Quindi mi auguro con tutto il cuore di tornare presto davanti a una cinepresa. Antonella, noi te lo auguriamo anche noi con tutto il cuore, questo applauso è per te. E poi Antonella, noi ti invitiamo anche in studio da noi, ci farebbe davvero tanto tanto piacere. Dai. Quindi quando vuoi, questo studio è aperto. E io verrò molto volentieri. Ti aspettiamo. Bene, grazie, verrò molto volentieri. Grazie, grazie. Comunque, mamma, lo vogliamo ricordare ancora. Sono le 10.39, grazie. Sì, è tempo, Giacomo, di andare in pubblicità. Fra poco questo tavolo si sgombra e diventerà... diventerà un laboratorio. Ah, allora sapete già chi sta arrivando. Ah. A fra poco. A fra pubblicità poco. E siamo tornati, Giacomo, ma ve l'abbiamo promesso, soli. Eccoli qua. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno al colonnello Lorenzi e a Laura. È il generale. È il generale. Da oggi sarà il generale Laura. Bene. Ecco. E lei che comanda? Sul campo, capito, sul campo, promossa sul campo. E su tutti comanda il tempo, che, colonnello, noi ormai non stiamo capendo più niente. Oltretutto, ultimi giorni anche un po' freddi, pure qua nella capitale. Che sta capitando? Che sta succedendo? Sta capitando che noi siamo, fortunatamente o meno fortunatamente, testimone dei cambiamenti climatici. Siamo tutti testimoni del cambiamento climatico. Ce lo possiamo dire, noi stiamo vivendo un periodo veramente strano dal punto di vista del tempo. Queste mezze stagioni non esistono più e non è una battuta. Pensate che sta piovendo in una maniera esagerata, sia al nord che al centro. Al nord abbiamo avuto 15 giorni di pioggia su 30, anzi su 29 del mese di febbraio, e adesso ancora continua a piovere. I prati del nord sono tutti allagati. Soltanto in Lombardia, in parte della Liguria, in Piemonte e anche sull'Emilia Romagna sono caduti più di 400 mm di pioggia in meno di due mesi, in 45 giorni. Tenete conto che mediamente in Italia cadono soltanto 600 mm di pioggia. Dice: piove forte. Piove forte però perché adesso piove, o piove tanto o non piove niente. Questo è il cambiamento climatico. O fa diciamo un tempo strano, 15-20 giorni di alta pressione a gennaio-febbraio, cosa che normalmente non dovrebbe fare, oppure se si mette a piovere non smette più. Vuoi sapere come andrà a finire questo tempo? No. Manteniamo un po'. Se ce lo dice così, colonnello, già mi preoccupo. Aspettiamo, aspettiamo. No. Si sopravvive, si sopravvive. Però vi posso dire una cosa? La pioggia, il sole, va bene, ma io vi devo confessare una cosa. Laura, c'è una cosa proprio che non sopporto, è il vento. Infatti è vero, perché il vento è proprio disturbante, ma è disturbante anche causa dello stress, perché il vento, in realtà, se tu ci fai caso, quando piove la gente esce e va pure con l'ombrello e chi se ne importa. C'è un sacco di traffico, per esempio. Quando c'è il vento non c'è una persona o si abbraccia i pali o non va avanti. Sembra una mini Trieste, cioè, perché ormai è diventato molto disturbante questa cosa. Poi effettivamente fischia, dà anche paura ai bambini, no? Che, sarà che non lo vediamo, che ce la prendiamo con qualcuno che non vediamo e ci dà ancora più fastidio. Esatto, forse. Esatto, perché il non vedere, è un po', quando ero piccola c'era quel telefilm che guidava la macchina l'uomo invisibile, no?
È invisibile questa cosa, però è altrettanto. E poi provoca anche delle cose, per esempio lo scirocco. Crea anche stress comunque, sì, sentire questo stress, vento. Lo scirocco, pensa se lo sciroccato. Sei sciroccato? Per dire sei matto? E quindi vuol dire che in realtà ha delle conseguenze anche degli quindi impatti notevoli. Quindi non sono strana io, dà fastidio anche no, a voi col no, vento. Poi c'è anche il fen, quest'altro sommato, vento disturbante, il fen. Ci sono appunto molti fattori che fanno propendere la presenza del vento come qualcosa che è una fobia, l'anemofobia si chiama. Anemos in greco vuol dire vento, e fobia vuol fobia. Quindi... Colonnello, se negli esperimenti mi promette che non facciamo vento, io sono pronta. Poco. Andiamo? Poco. Allora. Sono tornati i palloncini. Sì, allora facciamo. Sono tornati i palloncini. Sì, questo si sta sgonfiando, però io ce n'ho un altro gonfio. Allora, che cosa si fa? Serve? Serve a dimostrare, cioè, la potenza dell'aria compressa. Allora, prendete una bottiglia, eccola qua questa bottiglia. Poi la cosa difficile è fare un foro, basta un foro piccolino, insomma, e metterci dentro una cannuccia. È meglio metterci una cannuccia. Poi, se volete, lo potete pure isolare. Adesso mi serve un tuo aiuto. Sì. Prendiamo questo, che è una bulla per raccogliere l'acqua. E adesso vi voglio dimostrare, mettiamocelo sopra, sì. Se esce l'acqua qui diventa un problema. Ci mettiamo anche, mi prendi questo? Questa? Ci mettiamo un po', sì, questa qui è acqua colorata. Apro? Sì, apri. Se vuoi, se ci riesci... La devo versare qui? Sì, senza imbuto. Si allagherà lo studio, preparatevi. No, però non... E adesso tiriamo il vento, facciamo un pochettino. Ah, ma davvero facciamo il vento, colonnello? Certo. Io scherzavo. No, facciamo non il vento. Non sapevo nulla, non sono preparata. Basta. Ecco. Allora, tieni ferma la bottiglia, sennò questa? Veramente. Sì, questa qua. E mettiamo questo palloncino pieno di aria sul. Ce la farò. Ecco qua. E adesso, meraviglia delle meraviglie, mettiamo in collegamento l'aria compressa del palloncino e guardate che succede. Che succede? Facciamo il vento? Io ho un po' di paura. No, ecco qua. E questo, l'aria all'interno del palloncino fa uscire l'acqua. E la fa uscire tutta. Questa intanto lo puoi pure lasciare, tanto non... Perché vedo che quasi c'è l'aria dentro al palloncino, esce l'acqua. Nel frattempo che esce l'acqua, se ho un minuto, voglio far vedere un altro gioco carino. Questo qui, sempre con l'acqua. Fate... con quei sostegni per i libri, i reggi libri, attaccateci una cartolina con delle frecce. Poi prendete un bicchiere, lo mettete qui davanti, a circa un palmo, credo qualcosa del genere. Non so se la. Ecco qua, vedete, ecco, le frecce vede? Come perfetto, sono messe. Perfetto, sì. Adesso, mentre qui esce l'acqua, noi andiamo avanti, ti faccio vedere. Come sì, te. Versa vado piano, io? Piano, sì, verso versa l'acqua. Piano piano l'acqua in quel bicchiere e guardate. Adesso attentamente che cosa succede. Vai. Le frecce ma cambiano direzione. Ma è bellissimo. Ma com'è possibile? È la rifrazione. Ma è meraviglioso. Anche le lenti degli occhiali, praticamente. Non è che queste fanno cambiare direzione, però insomma è lo stesso principio, è non la rifrazione. Le traveghe. Ma che bello. Intanto continua a uscire l'acqua. Vai. Finché c'è aria, il vento fa uscire l'acqua. Allora basta prendere un palloncino, lo gonfiamo. E questo si va. Lo facciamo anche a Giacomino. Sì, Giacomo, tu ridi, eh? Ce n'è anche per te. Ah, sì. Eccolo qua. È il vento, è il vento! Un po' di vento. Io ancora mi devo riprendere dalla cosa delle frecce. Ancora esce l'acqua. Che bello. Ancora esce l'acqua. Walter, stai attento. Ecco, il nostro istituto proprietario. Ma invece i santi, quanto. Laura, i santi della settimana. Ah, i santi, i grandi santi. Santi. Allora, il 14, domani è Santa Matilde Regina che ha sposato Enrico l'Uccellatore. Poi, perché questa andiamo non protegge a caccia. Nessuno, però. Ah, non pensate cose tragiche. No, andiamo avanti sull'Uccellatore. 15, Santa Luisa di Marillac, che è la protettrice degli assistenti sociali, quindi grande santa.
Poi il 16, Sant'Eriberto di Cologna, vescovo, che quello fece piovere, quindi non lo pregate, se no macello. No, altrimenti qua non se ne se pregate adesso, ci allaghiamo. Pregatelo un po' dopo. Il 17 è Giuseppe d'Arimatea, quello che aveva il sepolcro, e quindi protettore delle pompe funebri. Vogliamo dire, pure loro diciamolo, ha organizzato, adesso detta sì, così sembra un po' insomma non è blasfemo, no, ha organizzato il funerale di Cristo, insomma, cioè, questo. E poi abbiamo il 18 il 18 abbiamo Beato Angelico, quello che ha fatto tutte le annunciazioni, un gran pittore importante, perché tra il 300 e il 400 è riuscito a mettere le nuove cose della pittura, come la prospettiva, eccetera, però la ieraticità, la bellezza pittori antichi. Quindi è importante, è molto importante. E invece possiamo dire che il proverbio è legato a San Giuseppe questa settimana. È il più bello, San Giuseppe ancora. Ecco, per San Giuseppe vecchierello ancora fuoco e ancora mantello, cioè fa freddo. Tocca coprirsi allora. Dove andate girando? Ma quale mare? Ma tocca aspettare qua. San Giuseppe è il 19, quando è prossimo. No, il 19. San Giuseppe, vabbè, ma quello sì, è un grande santo, sì, occupa tutto il calendario, quindi, e quello lo lasciamo là. Quindi lo lasciamo lì e va bene. E quindi, visto che abbiamo capito che vento, freddo, eccetera, come dicono a Roma, a chi tocca non si ingrugna, quali sono le previsioni che ci aspettano? Le previsioni sono che oggi e domani è ancora variabile, però un variabile sul bello. Poi per il fine settimana la situazione peggiora, però non ci aspettiamo tante piogge. Diciamo che sia venerdì che sabato saranno due giornate un po' nuvolose. Leggermente peggiore la situazione sabato, soprattutto sul medio Adriatico e sul sud. Poi domenica il tempo riprende ad essere buono, quindi il rischio di pioggia molto molto basso, noi non l'abbiamo neanche segnalato, soltanto nella giornata di sabato sul centro-sud, ma basso. Poi che cosa succede? Il tempo si rimette bello, però poi verso la seconda parte della prossima settimana, tra 10 giorni, arriva un'altra bella bassa pressione. Eccola. Che ci fa ricordare che marzo è di, insomma, è brutto. È pazzerello, è come dice un altro proverbio. Sì. Guarda il sole e prendi l'ombrello. Però ecco, non ci lamentiamo troppo perché sarà un fine settimana, diciamo, non c'è malaccio. Voi che farete questo fine settimana? Niente. Si sta a casa. Siamo contenti, migliori, ci godiamo, piantiamo qualcosa sul terrazzo. Che giusto, ci vuole? Cosa piantate? Sta un po' disperato, insomma. Si sopravvive. No, piantiamo, pure. Piantiamo le margherite. Chi ha il pollice verde in famiglia? Lei che l'ha ereditato dal padre. Questo è il momento buono anche perché la luna è crescente, quindi con la luna crescente... Fare cose grandi perché si aumenta. Perché aumentino. Poi aiuta anche all'umore, comunque aiuta a stare bene. Certo, poi aumenta sì la voglia di fare cose belle, di fare cose che valgano il tempo della primavera, ecco, insomma che... Fioriscano, che questo sia... i vostri progetti, questo è importantissimo. Quando la luna è crescente, cresce tutto. E allora, si teniamo semina. Stretto questo, certo, questo augurio. Grazie Laura Patrioli, grazie a voi. Colonnello Laurenzi, grazie, per essere stati con noi. Grazie mille. E vi facciamo viaggiare anche il nostro pubblico con i viaggi dell'8x1000 che quest'oggi ci portano a Bergamo, in particolar modo un progetto che si chiama Sara Casa, che è un progetto tutto al femminile per donne in difficoltà, fatto appunto attraverso i fondi dell'8x1000. Guardiamolo. My name is Pissi Mafidon. I am 27 years old. Mi chiamo Pissi Mafdion, ho 27 anni e vengo dalla Nigeria. Ho iniziato il mio viaggio dalla Libia. È stata una signora a portarmi in Italia dalla Nigeria. Aveva raccontato ai miei genitori che avrei iniziato a frequentare la scuola. Ma poi, una volta arrivata in Italia, mi ha minacciato dicendo che dovevo lavorare per lei. Mi ha detto che dovevo prostituirmi. Dovevo ridarle 27.000 euro e che dovevo guadagnarli con il mio corpo. Ciao Don, sì, è arrivata la nuova ragazza Peace, viene dalla Nigeria, quando sei disponibile te la presentiamo. Ci troviamo
presso la struttura di Caritas diocesana bergamasca chiamata Sara Casa. È una struttura che noi utilizziamo verso donne con minori che possono abitare in piccoli appartamenti e usufruire e essere aiutate e accompagnate a uscire da alcune situazioni di vita faticose. C'è chi era incinta ed è stata portata qui dalla strada, c'è chi magari deve scappare da una situazione di violenza e qui trova un rifugio. So lucky I went to Caritas in Bergamo. Sono stata fortunata ad arrivare alla Caritas di Bergamo. Ero incinta del mio bambino. Qui mi hanno accolta con la mia famiglia. I miei figli vanno a scuola. Anche io vado a scuola. Se non fosse stato per loro, forse io e i miei figli saremmo rimasti per strada. Maybe me and my children would be staying in the streets. Ridare slancio, ridare grinta, ridare possibilità, opportunità, occasioni di vita bella e di vita dignitosa a queste persone, penso che sia una delle cose fondamentali di Caritas diocesana. E noi cerchiamo piano piano di metterle a posto e dove non c'era una famiglia, siamo stati noi un po' la famiglia, in modo da poter poi salutarle, diciamo, sapendo di aver fatto qualcosina in più e di essere stato comunque un punto, anche se per poco, anche se per pochi mesi, nella loro vita. Grazie ai fondi dell'8x1000 ci hanno permesso e ci permetteranno di portare avanti questi servizi, queste progettualità e progetti verso queste donne e questi bimbi. In future I would love to work. In futuro vorrei lavorare, continuare a studiare, imparare bene l'italiano. Il sogno che ho per i miei figli è dar loro una vita migliore, un futuro migliore rispetto a quello che ho avuto io. Devono essere istruiti perché io non lo sono. Quella vita che ho vissuto non la voglio per i miei figli. Voglio che siano migliori di me. I want them to be more better than me. Giacomo, il nostro mercoledì volge al termine, però se voi volete riguardare questa puntata, avete perso qualche intervista, si può fare, Giacomo? Allora, qualche indizio sta già alle nostre spalle, i più abili di voi già sicuramente l'avranno scaricata attraverso gli store digitali. Eplay 2000 è l'applicazione con cui potrete avere sempre TV 2000, ma non solo, anche in Blu 2000, la radio naturalmente, a portata di mano e di click e di tap, come si dice, parlando appunto di smartphone e tablet. Quindi, aprendo l'app, si caricano tutti quanti i contenuti che hanno a che fare con ciò che la nostra emittente propone. Qua vedete la serie TV The Chosen di cui abbiamo parlato, ma vedete i programmi. Vedi, Giacomo, in evidenza c'è il TG 2000, ma poi c'è Di Bella sul 28. Appuntamento di questa sera. E vogliamo ricordarlo, andrà in onda la seconda puntata in diretta dalle 20:50 su TV 2000. E se volete riprendere quella della settimana scorsa la potete trovare naturalmente anche qui. E già che stiamo parlando di tablet e di anche social, vi ricordiamo che noi siamo sempre presenti, cioè voi ci vedete la mattina in TV, poi per il resto della giornata abitiamo qua dentro, abitiamo sui social che esistono, quindi raggiungeteci ad esempio sulla nostra pagina Instagram di Buon Mattino TV 2000, dove ogni tanto facciamo anche qualche diretta, diamo qualche contributo in più anche durante la giornata e qualche anticipazione di ciò che capita. E poi ci piace leggere i vostri messaggi, quindi scriveteci, mandateci anche una cartolina, scriveteci. Qui di Buon Mattino, presso la redazione di Buon Mattino, naturalmente, presso TV 2000, via Aurelia 796-00165 Roma. Se passate qua vi offriamo anche una sciocchezza al bar, io e Grazia. Ore 11. Dove vai? Vado al centro perché dobbiamo chiudere in eleganza col nostro pubblico. E così, i mercoledì sono lunghi ma sono anche sorridenti, pure per noi che li viviamo dalle 7:30 alle 11. E domani sarà un'altra giornata. E ve la dico io, domani alle 7:30 ritorniamo e tornerà ospite nostro Don Davide Banzato. Sarà un viaggio bellissimo all'insegna dei suoi luoghi del cuore e di quei santi che fanno parte non solo della sua vita ma della vita di tutti quanti. Domani ce le racconterà. A domani! Ciao! Linea quel che passa il convento!